Bentornati a Gilda News. Il governo blocca i tagli a istruzione e ricerca. I tagli previsti a istruzione e ricerca per gli anni 2014-2015 sono stati cancellati con un emendamento dalla Commissione Bilancio della Camera. Nello stesso tempo però la Commissione ha valutato favorevolmente il decreto che proroga il blocco degli stipendi e gli automatismi dei pubblici dipendenti fino al 31 dicembre 2014. Il ministro Carrozza e gli investimenti sull'edilizia scolastica. Il ministro per l'istruzione, Maria Chiara Carrozza, ha annunciato a Bruxelles, in un incontro tra ministri dell'istruzione dell'Unione Europea, i progetti del governo italiano di investire sull'edilizia scolastica e di trovare un sistema per rendere più stabili negli anni la formazione degli insegnanti. Compensi ridotti per i commissari dei concorsi. La legge di stabilità che nel 2013 ha ridotto i compensi per i commissari dei concorsi a cattedra mette in difficoltà le procedure concorsuali volute dall'ex ministro Profumo. Visite fiscali. Le visite fiscali per malattia annullate dall'INPS continueranno a essere praticate per il pubblico impiego. Al via il liceo sportivo. Una buona notizia per gli studenti interessati ai licei sportivi. Con il decreto del 16 maggio questi licei diventano operativi già dal prossimo anno scolastico. Utilizzi e assegnazioni provvisorie. Il 15 maggio è stato sottoscritto dal MIUR e dalle organizzazioni sindacali il contratto collettivo nazionale integrativo per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente per l'anno scolastico 2013-2014. Entro fine giugno, dopo l'approvazione della Corte dei Conti, si conosceranno le date di scadenza per la presentazione delle domande. Riforma delle pensioni? All'idea della staffetta generazionale lanciata dal coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio, per i docenti in attesa del ruolo e per quelli vicini alla pensione, si è aggiunta l'ipotesi del neoministro Giovannini di applicare un disegno di legge presentato da due parlamentari democratici che prevede l'uscita anticipata dal mondo del lavoro con penalizzazioni dell'8%. Intanto la scuola attende. Ancora una vittoria legale della Gilda di Lamezia Terme sul riconoscimento del servizio prestato nella scuola dell'infanzia per il passaggio nella scuola superiore.